Un vero e proprio volano dal punto di vista economico per la provincia di Venezia. Si riconfermano così gli eventi organizzati da Venice Marathon Club, da quanto emerge da una ricerca presentata giovedì 3 ottobre dal titolo L'indotto economico sul territorio veneziano di manifestazioni sportive. Analisi dei dati relativi all'edizione 2012 di Venice Marathon e 2013 di Moonlight Half Marathon e Venice Running Day. La ricerca è stata fatta da Venice Marathon Club con il supporto della Camera di Commercio di Venezia. Stefano Fournasier, vicepresidente di Venice Marathon Club, nonché curatore della ricerca, ci illustra i dati più rilevanti. Sicuramente è particolarmente importante, diciamo, il dato di Venice Marathon perché è l'evento principale, anche se l'abbiamo visto in leggero calo rispetto agli anni precedenti, perché per effetto della crisi economica che c'è stata. È comunque un dato che va attorno ai 6 milioni di euro, quindi un dato particolarmente apprezzabile. L'altro elemento importante è invece che sul Moonlight Half Marathon, l'evento che fa mezza maratona che facciamo a Jesolo, il valore dell'indotto è cresciuto e ha superato le 500.000 euro, e per un evento appena nato è di sostanziale interesse, anche considerato poi che la capacità di spesa sul territorio è maggiore su Jesolo perché i prezzi sono più bassi rispetto a quelli del centro storico di Venezia. Centro storico di Venezia che vediamo che è stato molto privilegiato soprattutto dalla partecipazione straniera, che quella ha continuato a essere incrementata nonostante la crisi. Rispetto agli anni scorsi, questo studio che cosa ha rilevato? Beh, diciamo, l'aspetto principale è il calo che c'è stato, soprattutto su Venice Marathon, derivante dalla crisi economica, globale che ha investito un po' tutti, per cui c'è stata molta più attenzione nelle spese, per cui i partecipanti hanno ridotto quello che sono alcune tipologie di spese che abbiamo riscontrato nell'indagine statistica. Questa prudenza, naturalmente proseguirà anche quest'anno, tendenzialmente, perché conosciamo tutti la situazione. Ed ecco che cosa si può fare per migliorare, a partire dalla 28ª edizione di Venice Marathon in programma domenica 27 ottobre. Su Venice Marathon abbiamo già fatto un'iniziativa, quello che a metà di quest'anno abbiamo mantenuto inalterati i prezzi delle iscrizioni, perché invece di far scattare l'aumento come è previsto dalla normale scaletta, proprio perché coscienti diciamo, dalle problematiche. Poi, d'altro canto, è quello di agevolare i pacchetti turistici, questo tipo di cose, insomma, cose che peraltro stiamo facendo e che vediamo che c'è stata anche risposta e apprezzamento per questo tipo di iniziativa. Giuseppe Molin, vicepresidente della Camera di Commercio di Venezia, ci spiega l'importanza dell'indotto economico prodotto nel veneziano dagli eventi promossi da Venice Marathon Club. Noi come Camera consegnariamo questo evento non solo un evento sportivo, ma anche un evento impresa sostanzialmente, cioè un'impresa che trae verso di sé delle risorse che poi le spalma nel territorio e che vanno distribuite a tutte le imprese della provincia e tutto del percorso della Venice Marathon. Questo fa sì che noi con questo studio possiamo apportare un contributo a queste iniziative, giustificando nel modo che non siano soldi buttati. Quindi giustifichiamo il nostro contributo della Camera su queste iniziative attraverso uno studio che preveda quanto è il risultato e la ricaduta sul territorio. Personalmente, quali sono le cose che l'hanno maggiormente colpita, dai dati che sono emersi, intendo dire? Ma i dati che sono emersi sono leggermente in flessione rispetto all'anno scorso, ma questo è un dato che ormai, vista la situazione che viviamo in Italia, è abbastanza normale. I dati sono molto confortanti. L'importo di 540 euro che porta ogni atleta con sé come dote, come risorsa da spendere nel territorio, è un dato che ci conforta e che ci dà entusiasmo su questo, perlomeno.